Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Molitecnica Sud. www.molitecnicasud.it. Buongiorno, Madonna, tutte e due siamo qua all'ospedale perché della salute. Io con una roba che ho fatto al dente, quindi sto sotto antidolorifici. Quindi ragazzi, sono drogata. La Lu invece sta con la boa della febbre. Mi ha fregato un colpo d'aria. Un colpo d'aria. Galeotto fu il colpo d'aria, quindi mi sono proprio trascinata oggi. Però povera. Per voi. Noi, eccoci qua. Invece io sono drogata, quindi... Buongiorno. Comprendetelo più del solito, questo voleva dire. No, ti prego. Però ti chiamerò tardi. No. Ciao Nanni. Ciao Lu, buongiorno. Ci siamo trovati. Va bene. Buon lunedì 8 maggio, 8 quindi maggio. Buon San Nicola dei Baresi. Ebbene sì, giusto? È cominciata da ieri la festa di San Nicola, qui nella nostra città. Dai, non stare così mogia. Vuoi un po' di droga? Non riesco di più perché comunque ho qua proprio un chiommone, quindi non riesco né tanto a parlare né tanto ad essere sostenuta con la mia voce che tu prendi molto in giro. Non la prendo in giro perché mi piace. Soprattutto quando tocca proprio le note alte. Allora facciamo una cosa, tu parli così, io parlo come te, ok? Buongiorno ragazzi, tutto a posto? Ciao ragazzi! E quindi, infatti, chiudi la finestra dove sta entrare qualche gabbiano. E quindi ieri è cominciata la festa di San Nicola, ieri c'è stato il corteo storico. Ovviamente tu non hai visto niente, io ti facevo tra le fila ieri ho passato tutta la giornata, proprio qualche ora in piedi, quando ha fatto effetto Loki, e poi sempre a letto, ma con grandi dolori di testa, mi sembrava quasi di impazzire, perché faceva male sta testa. Mannaggia! E niente, quindi stavo giusto per chi si è informando per la festa, che oggi il quadro, qui la statua di San Nicola va per mare, è stata messa su un peschereccio, va in mezzo al mare, il pellegrinaggio delle barche che vanno insomma a rendergli omaggio. Che bello. E poi stasera verrà messo in piazza Ferrarese. Ma il peschereccio è MSC o costa? No, è costa. Spitz lui, al buffet San Nicola. Vabbè, scusate, vi ho detto che sto drogata. Per cui, buongiorno a tutti, vi auguriamo una settimana straordinaria. Io voglio salutare my sister-in-law Antonella. Non lo so se ci sta guardando, ma tanto così si imbarazza. Ma così? O c'è un motivo? No, che ci siamo sentite. Okay. Detto, okay. Ciao Antonella. Ciao sister Low, sis. E insomma, ciao a tutti, con il cuore a tutti quanti. Se volete partecipare, ma no, come sono antica, vabbè, ma sono drogata. Quindi se volete comunicare con noi, potete farlo telefonando allo 080 501 9998 per parlarci in diretta con me e col fantasma di Luigia, che vi darà anche dei numeri, così, perché quando uno è malato magari si scollegano le parti razionali del cervello e si va. Anche quando uno è drogato, a me non capita mai. Oppure se volete mandarci un vocale WhatsApp oppure un messaggino WhatsApp. Nel frattempo saluto Tiziano Gonella in regia radio. Tu devi mangiare meno lampascioni. E Federico Semplice in regia a video, il quale ha detto che insomma ieri casa loro era diversa, cioè era silenziosa perché la Lu non stava bene. Quindi vabbè. Quindi significa che mo che non ci sarò più, insomma, lascerò santo più che cielo. Un vuoto, una voragine. La voragine la lasci se cadi, se inciampi e cadi. Fai il buco proprio fino all'andrama della terra. Idem. Io addirittura sbuco dall'altra parte. Cosa c'è praticamente esattamente all'opposto della terra rispetto a Bari? Forse Nuova York, New York.
Vabbè, grazie, siamo tutti ignoranti, che sì, vabbè, ma la geografia non è mai stata la mia materia, io sono giustificatissima. Però visto che hai detto cosa c'è dall'altra parte, mi è venuto in mente, sabato invece sono andata a pensavo con stessi parlando dell'aldilà. No, quello non posso parlare adesso, quando accadrà, se accadrà di andare dall'aldilà, che se c'è un aldilà. Siamo andati invece al parco dove c'era quell'evento. Hai preso freddo? No, secondo me l'ho preso il giorno prima, perché ho cominciato a stare male da sabato sera. Mannaggia, giù da ladro. Ho cominciato ad andare a tre cilindri. E Nanni, bella storia. Che cosa? Bella, molto tutto. Di che stai parlando? Del Maggio Barese, con l'evento che hanno fatto al parco, dove sembrava di stare a Londra, Hyde Park. C'erano giovani ovunque, c'era gente ovunque, perché non erano solamente giovani sul prato, però c'erano, insomma, persone di tutte le età. C'erano e questo genti. Concertone. Molto molto carino. Quanto sei giovane. Sì, ma ovunque sono gioco, mi sono fregato, quindi era meglio pure se... i giovani si fregano. Non è che ti è venuto l'acciacco del nervo sciatico, non ti è venuta una sciatalgia, una lomboscialgia, ti è venuto un raffreddore. C'era anche Antonio De Caro, pensa un po'. Antonio, si è quando vuoi comunque. Si è esibito, ha cantato, che ha fatto? No, era lì, in presenza. Era lì? Eravamo io, Gerard Depardieu e l'Antonio De Caro. Va bene, a che numero potrebbero scriverci? Senti, oggi il numero 080501 4668. Quindi non hai niente posso, da proporre. No, assolutamente, anche perché ho potuto lavorare poco al nostro progetto e quindi, ma nei prossimi giorni ovviamente vi aggiorno, ma è giusto qualche giorno per riprendermi, ma povera, poi ritorno. Povera, ritorno. Va bene Tiziano, io vorrei un po' di musica. Muoviti! Bravo, Madonna Santa, io non so se questo artista mi piace o no, però l'abitudine, Francesco Gabbani su Radio Bari. Invece scrive molto bene. E te le pare. Sopra la giostra del mondo. Girano sti uomini, ma dove vanno? Ma poi soprattutto gli uomini con la U maiuscola, a parte quelli che abbiamo in studio, va? Oggi sono buona perché sono drogata, quindi dico cazzate. Oh, ho detto cazzate. Scusa Federico, scusa commissione, ma è pur parlé, dai. Gli uomini con la U maiuscola, dove sono? Dove? Io manco col lanternino di Diogene riesco a trovarli. Siete con lanternino? Di Diogene. Ah. È un personaggio della mitologia greca. Che mi hai fatto perdere il picchi, la preghi da dire. Volevo capire, non so questa parola. Vabbè, poi, va bene, insomma, dove stanno? Ieri o avantieri mi è capitata un'altra cosa di un altro. Sì, uscì dal supermercato in macchina, insomma, uno mi ha tagliato. Ah, ecco, stavo uscendo dal parcheggio del supermercato. Stavo raggiungendo la macchina, questo stava uscendo dal parcheggio, però era di muso, non era in retromarcia, quindi comunque mi aveva visto perfettamente. Stavo passando, non mi ero accorta che questo stavo facendo, quindi stavo passando, ho dovuto inchiodare io perché lui mi ha guardato e ha continuato ad andare con la macchina senza farmi passare. Però Nani, questa cosa adesso è a prescindere, cioè io alla guida ho visto che sono comunque tutti quanti e gli anziani, ma almeno gli anziani bambino. Hanno dalla loro il fatto che poverini sono un po' distratti. Vabbè, ma non diciamo è così. Così, ma non è così, alcune volte si mettono proprio in competizione, cioè sì. Ma dove vai, non ti mantieni in piedi, non accettano l'avanzare del tempo, e poi, vabbè, diciamo così. Anche noi saremo due anziane odiose. In questo caso devo dire anche per quanto riguarda la guida alcune donne. Ma perché sono quelle sorelle donne care, sorelle che non care. Hanno capito che non è roba loro la guida. Una bella bicicletta col cestino davanti. Però con le rotelle, perché sennò con le rotelle, con le rotelle che almeno rimangono in piedi. Un'altra cosa che mi è capitata ieri in un supermercato. Allora, come al solito, ero entrata per prendere una cosetta, in realtà per Tessa. Però poi, e non ho preso un carrello, non ho preso niente. Però poi ho detto, questo mi serve. E come sempre, reggevo col mento tutta sta roba qua, no? Arrivo alla cassa, mi cadono due cose, per fortuna non un vasetto, il vasetto dei capperi, mi cadono due cose, un ippopotamo, praticamente un ragazzo che io non gli ho visto la faccia, però secondo me gli mancava qualche rotella a questo punto, che si dondolava, era alle mie spalle, mi cade tutto e dico accidenti, poi mi sono piegata per prendere queste cose senza far cadere le altre e lui mi ha guardato, io non ho visto bene in viso perché se alzavo mi cadevano tutte le altre cose, mi ha guardato e non mi ha aiutato e io ho detto no ma fai gentilissimo, non ti è manco girato. Ho lasciato il megafono a casa, però c'è un'ambulanza rotta qua. Mamma mia, tolleranza zero.
Tolleranza zero per la mia Tiziano, perché ero partita di intolleranza proprio. Cioè, ma ragazzi, ma siete fuori, ma siete fuori. Invece, altra cosa che mi capita al supermercato due giorni fa, in cassa, è una cosa per cui hanno pianto delle persone intorno a me. Mi dispiace, non dirò i dettagli perché non mi va di fare i manifesti delle mie azioni, mica sono fatti miei. Però arrivo in cassa perché, come al solito, avevo dimenticato di avere un buono sconto. Allora passo alle casse automatiche, il coso, faccio, dico: oh, ma da oggi valevano, l'abbiamo trovata noi, oh, ma da oggi valevano i buoni, le signorine, sì, perché non ce l'hai? Sì, ma me ne sono, non, vabbè, vabbè, dai, facciamo uno strappo alla regola, prendono il mio scontrino, mi dicono: vieni alla cassa servita. Vengo alla cassa servita, raccolgo tutto perché dovevano ripassare tutti i fatti. Insomma, arrivo alla casa un po' molto imbarazzata, devo dire, perché mi dà fastidio quando succedono queste cose, perché do già i miei primi segni di demenza, ecco, e mi preoccupo perché a me è una cosa genetica, quindi quando si manifestano queste cose dico: ma do aiuto, di già, povera Luigia, poveri tutti voi. Vabbè, insomma, arrivo, c'era una tipa bionda, alta più o meno quanto me, capello corto, una faccia di CXXO, no, CXXXO, io non capisco perché adesso questa mi deve passare davanti, c'ero io in coda, questa era di su evidentemente, io già mi sentivo in colpa per questa roba, tra l'altro la cassa era chiusa, questa stava con il carrello tra una cassa e l'altra perché era una cassa chiusa, l'ha aperta la signora che doveva farmi questo favore. Io la guardo e dico: senta, io uno l'ho vista così in mezzo, non ho capito che ci fosse lei, ma non si preoccupi, passi. No, no, ma voi siete davvero, voi di qua siete davvero assurdi. Io l'ho guardato e ho detto: guardi, moduo, la volevo uccidere, la volevo appendere al muro. Le dico: guardi, allora, io non ho voglia di frecciatine polemiche da parte di una, da parte di una che ha una faccina così mal disposta. Quindi passi, perché non ho proprio voglia di sentirla. Si è spaventata. Io sono stata comunque molto già. Ah no, stava per, è vero. La signorina della casa fa: no, ormai abbiamo aperto il suo conto, perché si è nervosita pure lei, era veramente molto scortese. Passo e guardo la signorina, non dico, non posso ripetere per la commissione quello che ho detto, però ho detto: ma tu guarda un po' sta faccia di, proprio ho detto, è questa che codarda, cioè stava di spalle. Allora, se tu non riesci a essere gentile, perché purtroppo sei faccia di CXXXO dalla nascita, per genetica, perché non è solo, non sono solo i guai che ti cambiano, noi, queste due, hanno avuto un sacco di guai, però non si permettono mai di essere scortesi, ok? Quindi questo non è una buona giustificazione, tranne con Paolo Gentile naturalmente, ciao Paolo, però voglio dire, non ti costa essere gentile, non ti costa nulla. Tanto che l'universo, il karma, chiamatelo come volete, lì per lì ha dato dimostrazione di scambio di gentilezze, nel senso che io non ho raccolto niente, però in buona sostanza prima del mio carrello c'era il carrello pieno pieno di una signora, di qualcuno, che era stato messo sotto la cassa perché questa signora si era allontanata. Ok, mentre mi stavano passando i prodotti arriva questa signora, signora grande, un po' anziana, carinissima, fa: ma dov'è il mio carrello? E io la guardo e dico: signora, è lì. E c'era il mio carrello vuoto, perché poi alla fine stavo ultimando l'operazione. Allora lei fa: ma è vuoto? E dico: no, no, signora, è sotto, sotto la cassa. Ok, fa: no, perché insomma deposita una cosa sua, prende il carrello, mette gli articoli, io finisco l'operazione, dopodiché viene accanto a me, io dico, in realtà è successo questa cosa, però poi dico, poi mi allungo troppo, però la signorina della cassa fa tutta l'operazione e fa: mi dai il buono? Io l'ho guardata e ho detto: ma io non ce l'ho. Come non ce l'hai? Ce l'ho in macchina, ce l'ho in macchina. Corri! Io corro. La signora anziana si era messa con le braccia così sulla cassa e sorrideva. Torno, io mi sentivo non in colpa di più, torno, stava sorridendo, e dico alla signorina della cassa, dico: guarda che differenza, guarda qua, che feedback diverso in una persona che ha subito due comportamenti diversi. La signora che potrebbe arrabbiarsi sta lì col sorriso ad aspettare, quell'altra faccia di CXXXO è andata via col grugno, comunque col grugno, arrabbiata. No, come fai a vivere così?
Per cui non continuo, perché poi c'è un altro lungo seguito a questa faccenda, ma vi ho detto questa cosa semplicemente perché la gentilezza è innata, dovrebbe essere innata in ciascuno di noi, ma soprattutto è una delle qualità, tranne in te Paolo Gentile, ma è una delle qualità che probabilmente insieme alla delicatezza, alla bellezza, potrebbe salvare questo brutto mondo. Quindi, ragazzi miei, ma convieni con me che oggi in studio si arrostisce o sono io? No, io convengo che ha ragione Federico, è terribile averti accanto senza sentirti. Maschenada, Sergio Mendes su Radio Bari. Buongiorno streghe, sono Pietro da Bitetto. Io per lavoro giro parecchio in auto in città e ne vedo di ogni, però la cosa che mi fa incazzare maggiormente sono quelle persone, soprattutto anziani, che si mettono di prepotenza in carreggiata anche quando devono dare precedenza, poi si mettono al centro della corsia, ti fanno perdere un sacco di tempo perché non ti danno la possibilità di sorpassarli. E niente, lì comincio a dire il rosario. Prima l'abbigliamento dell'anziano alla guida era composto solo dal cappello, era l'oggetto che li distingueva da tutti. Adesso oltre al cappello si è aggiunta anche la mascherina che gli impedisce maggiore ossigenazione. Ciao a tutti. Ciao Pietro, ciao. Grazie per il tuo prezioso contributo. Infatti prima così, quando vedevi uno col cappello subito dici vabbè, quelle altre alla guida, e poi così superandolo, sorpassandolo, ti accorgevi che anziano. In realtà era così. Io quando davo appellavo quale anziano, scherzando, mio nonno, mio padre, mi rispondevano, ecco perché io poi comunque alzo un po' le mani, mi rispondevano sempre questo: io ero quel che tu sei, io sono quel che tu sarai. E touchdown, perché tu proprio touchdown. No, mia nonna era più riassuntiva, Dritmovin, punto. E quindi capito. Per cui io rispetto agli anziani, Pietro, hai ragionissima, perché scusa, quelli che ti attraversano la strada, che ti attraversano la strada e ti fulminano, perché loro vanno tipo il maestro tartaruga di Po, di Kung Fu Panda, cioè veramente un passo ogni 10 minuti, no? E tu magari hai una fretta ladra e ti guardano con aria di sfida, come dici, tu mi vuoi prendere sotto, perché tanto io sto attraversando, e tu inchiodi ma malamente, anche se non è che stai andando velocissimo, inchiodi, perché comunque anche se vai a 20 all'ora o a 10 all'ora in città ti arriva un ostacolo, tu inchiodi e li guardi e loro ti guardano male e vedi solo gli occhi sulla mascherina e sotto il cappello. E tu li fai passare e respiri, perché vorresti proprio dire: sa nonnino, lei è sempre nelle mie bestemmie, però non lo puoi dire perché sennò ti lancia un anatema, e quelli degli anziani arrivano, arrivano di brutto. Per cui, cioè, hai ragione, però loro sono quello che noi saremo. Noi non dobbiamo giudicarli, perché chissà che tipo, sempre se ci arriviamo naturalmente con questi i cataclismi proprio socio-planetari, però chissà che tipo di anziani saremo noi. Non lo so. Perché in realtà proprio stamattina parlavo con una signora, con una signora al bar, per quello che poi riuscissi a parlare, la piccola, e si parlava delle nostre, di quelle che sono state le nostre nonne, le nostre mamme, vabbè mamma mia era un po' più giovane, però quindi le nonne, perché nonna era del 22, e quante cose riuscivano a fare da quando si alzavano fino a quando andavano a dormire, quindi cucinare, badare i figli, lavare, fare la spesa, tutte queste cose qua. Noi, come possiamo vedere, e non mi vergogno a dirlo, basta poco, cioè anche un colpo d'aria, però della che serie, non niente. Ma sai che tutto è spezzato, tant'è vero che ci sarebbe il proverbio di oggi, Valera, che proverbio hai, Lu, hai, ti scappa un proverbio? E mai proverbio, non è un proverbio, è sempre i modi di dire barese, in questo momento è più azzeccato, sì. Perché quando un barese si sente come mi sento io oggi, dice: Madonna, ci mi sento brutto. Questo è ci mi sento brutto, racchiude tutto quello, quando ti sembra un po' a tre cilindri, come se qualcuno ti ha dato mazzate, il mal di te, questa pesantezza di testa, il dolore di schiena, le gambe deboli, quindi
racchiude nella frase Ci me sento che brutto. Ah, Giovinazzo è Sendek, a Bari è Seng. Seng brutto. Maldo, povera piccola Lu. Se tu ieri mi avessi telefonato, io ti facevo tutti i messaggi vocali di coccole. Ma io ti ho detto, io ero talmente frastornata, era questo dolore di testa. La base rallenta. No, era questo dolore di testa, questo era proprio brutto, ripeto, da mi sono tolta gli occhiali, da non vedere neanche la televisione, non sentire niente. Quindi hai provato a ronfare tutto il giorno? Sì, perché poi ovviamente poi mio marito, no, ma sei russa, ma se c'ho qua tutto intasato, che cosa vuoi da me? Comunque sabato, vabbè, mancano 3 minuti per andare in pubblicità. Sabato ho visto, vabbè, l'ho già visto altre 2 volte, però mi piace tantissimo, non sono riuscita a vederlo tutto perché poi dovevo uscire, e non so se tu l'hai visto il film L'uomo bicentenario. Sì, è bellissimo, dura Robin tantissimo Williams, però bellissimo, che dolcezza quel quell'attore, bello. Madonna che bello. E quindi poi mi sono ricordata della nostra Claudia Colf. Potremmo prendere suggerimenti dall'uomo bicentenario, che bello, è vero, è devo bellissimo, vedere, è bellissimo, bello, che faccia meravigliosa, bello, quell'uomo bello, e si è suicidato, bello. mannaggia e vabbè, va, aspetta, io che cosa posso consigliare? No, allora ti consiglio di andare insieme a vedere Fast and Furious capitolo 10, perché c'è il tuo Jason che fa un personaggio cattivello, se non sbaglio, credo di aver capito questo, però fa, forse ho visto un trailer da qualche parte, ma non voglio dire, aspetta non è che sta qua, no, non ce l'ho. Annabelle, e a me me li fai i messaggi di coccole? E dai Annabelle, esci. Vatta a fare una camminata, Polo. Paolo, vai a farti una camminata. Vabbè, questa coppia di una drogata per farmaci, insomma, anestetici, voglio dire, e una drogata per farmaci anti-influenzali, sapete che fa? Manda la pubblicità. A dopo. Sentendo, perché Loki sta facendo effetto? Vabbè, insomma, Loki sta facendo effetto perché l'ho preso alle 11, ma non lo so, per il momento, però oggi veramente si muore qua in studio. Fa caldo. Saranno un po' i fari, però adesso comunque la fuori è molto finalmente l'abbiamo tanto voluta e la temperatura è vuol dire che ci dobbiamo denudare un po'. Cominciamo. No, perché sono rallentata, io vorrei fare anche una cosa un po' più veloce. Le cose veloci non sono belle, le cose lente sono più belle. Io devo farlo alla maniera mia, senza imitare Kim Basinger. Fa con la testa tipo quelli di Poggio Franco, ma rallentata, perché ha rallentato, cioè ha spinto il pitch giusto in giù e ha rallentato questa musica per farti un tappeto sexy. Ma grazie Tiziana, però oggi ho detto non mo che mi devo preparare. Non funge però. Andiamo con la rubrica che posso andare. Andiamo, ciao andiamo. Te ne vai? Tu hai detto andiamo. Ecco la nostra rubrica che è? Ti ricordo un ricordo. Sì. Non l'avevo ancora detto. No, io stavo in pensiero, sinceramente. Anche la scorreggina di Tiziano ci voleva, dai. Ebbene, ieri tra una cosa e l'altra, tra un occhio e l'altro, ho fatto una ricerca per quanto riguarda gli anni 80-90. Ti sta mettendo quello perché sei rallentata e quindi sta mettendo. Grazie Tiziana, ma voi mi aiutate tantissimo, grazie. Io che vuoi da me? Andate a rincarare la dose, che se per esempio qualche telespettatore o radioascoltatore si sintonizza ora e non sa, invece voi a dire facciamo, perché noi siamo autentici, la radio cronaca minuto per minuto, caro radio ascoltatore che ti sintonizzi mo, lui già ha preso molti farmaci anti-influenzali, quindi sta rallentato, non si sente bene. Io invece ho preso molti ho preso dei farmaci, insomma quelli dei dentisti, no, e quindi sto un po' drogata e quindi parlo sempre a macchinetta, ma non c'è nessuna in effetti novità rispetto al solito, lo so, però magari mi sento un po' più sfrenata nel dire le fesserie che penso, ecco, prego.
Niente, stavo dicendo che la ricerca è andata a finire sull'abbigliamento, il nostro abbigliamento, sì, anni 80-90, e quindi soprattutto sui jeans. Oh, i jeans. Quindi se, sì, se la regia ci manda tutte le marche, no, che sono state... i jeans, le marche dei nostri jeans di un tempo, che adesso, insomma, qualcuna non c'è più, tipo, ti ricordi gli uniform? Come no? Allora, io rubavo sempre a mio fratello una camicia che da qualche parte spero sia ancora... flanellata scozzese, tipo quelle canadesi, sì, sì, turchese, e il giubbone che ha un nome specifico, che c'aveva dentro il pellicciotto, esatto, sì, che no, adesso quelli si chiamano, aspetta, non me lo ricordo, vabbè, quel modello di giubbotto, il jeans che chiaro, poi era slavato, tipico dei paninari, esatto, molto jeans chiaro slavatissimo, sì, sì, con, sì, il pellicciotto sintetico bianco dentro e con la U sul taschino. Che cos'è sta roba? Niente, per farmi riprendere a me. Grazie, Tiziano. Grazie. Che cosa orrenda è questa? Scusate, con tutto il rispetto. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Ma la smettete. Vergognati. Cioè, non conosci questa canzone? No, non la conosco questa canzone. Non mi vergogno. Ma vedi, però, un po'. Nani, le canzoni partono per Nino D'Angelo. Poi, se vogliamo andare sul pesante, Mario Merola. e tanti, che non me ne vengono. Tema, insomma, lo jeans e la maglietta. Brava, ma fanno Tiziano, parte della io nostra pensavo cultura, che tu avessi italiano, una cultura molto più mitteleuropea musicalmente. Però lui fa la mange, la ponge, un po' contenta a te, un po' contenta a me. E già, pronto sei tu, che è una porcheria. Allora, ma, guarda, io volevo che un giorno per piacere possiamo far venire Nino D'Angelo qua, così poi vediamo. No, vediamo. Lui il suo caschetto ormai grigio, non lo voglio. Vabbè, stavi dicendo, ah no, insomma, questo abbigliamento. Poi esistono in effetti ancora i lira, che noi diciamo rifle, quello come si chiama? Allora, che a me non veniva, perché non tipo vedo bene. Su Dovest Est, quelli, allora, gli ultimi sulla sinistra, North Sail, una cosa del dovrebbe essere lo stesso, non ci sono più jeans, più. O forse sono molto costosi, comunque rientrano nella loro linea, perché loro continuano a fare felpe, giubbotti, okay, quella roba là. E adesso sblocco un ricordo, invece, se c'è qualcuno, Madonna, della mia famiglia dall'altra parte. Ma che bello! Che no. Per quanto riguarda i jeans firmati, allora, quando ero ragazzino, ovviamente tutti a scuola, perché capito, c'era sempre qualcuno che aveva Closet, io che c'avevo quelli Levis, taroccati, che pure i Levi's finti, no, non taroccati, io chiedevo ai miei, ma io voglio quello, il jeans firmato, e mio padre mi prendeva in giro dicendo, tu mo compriamo il jeans normale, te la metto io la firma. Carino papà. E quindi niente, io ho cominciato a comprarmi jeans firmati quando ho potuto pagarmeli io, praticamente, alla più grande. Però fino a quando sono stata adolescente mi compravano quelli taroccati, ma guarda che sono bellissimi, il jeans appunto. Che poi alla fine la firma cos'è? Cioè ho capito, fa sempre parte della moda, è come oggi tutti quanti vedi con l'iPhone, perché se c'hai il telefonino quello così, non io parlo soprattutto dei ragazzi, quello Xiaomi, Xiaomi, sì, no, non sei poi alla brava, vabbè, ma questa uguale. Foto che vedo è bellissima. Questa foto che perché vedi fa parte, Madonna, del veramente questo neoleari. È il liceo. Neoleari. Sì. Madonna, quanto erano belli. Io ho ancora degli orecchini. Ho degli orecchini a clip blu, li custodisco. Ma guai a chi li tocca, ma anche perché testa, non credo che sia interessata. Però devo provare a metterglielo l'orecchino a clip. Sì, chissà, no, magari trottino morso. Sono lenti, cioè non li usavo più perché si è rallentata. No, beh, quella non l'ho mai avuta io. Sì, neoleari, che meraviglia. E questa è il famoso, la famosa cartella, sempre neoleari. Ce l'avevano, che... io no. Non tu, vabbè, non tu, io no, non l'ho avuto. Io ho avuto le scarpe della Naioleari, molto carine. Erano scarpe da ginnastica con la frangetta, molto belle, sì, erano molto carine. Le cose Naioleari erano troppo, sì, carine. Erano troppo belli colori. Sì. E poi io molto giovanili. Quando chiedevo a mia madre la cartella, lei non me la diceva. Ovviamente. No, avevo l'invicta. Manca a me, mi hanno detto no. Cioè, quindi ti ho detto. Cioè, avevo un'invicta orrenda che qualcuno con una sigaretta mi bruciò al lato, e quindi ho avuto per i 5 anni di liceo l'invicta bucata.
poi, insomma, non per ultime, ma oggi ci sono ancora, però all'epoca erano non, cioè adesso c'è la, ci sono tutte le marche, insomma, che conosciamo. All'epoca c'era la Superga. Tu ti ricordi la puzza Superga. Delle Superga? Era una cosa indescrivibile. Però la scarpa Superga bianca, quando la compravi la dovevi sporcare, perché bianca spetale, diciamo, dentro non era facile sporcarla, perché la puzza del piede quando la toglievi di sera. Allora, e poi ti dico un'altra cosa: siccome noi facevamo campeggio con i miei genitori, ovviamente la sera si doveva entrare in roulotte. Mio padre ci ricordava sempre così: lasciate le scarpe fuori, perché se no era Chernobyl praticamente, perché tra me e le mie sorelle si puzzavano da morire, ma anche se ti lavavi sempre i piedi, no, niente. Era proprio la gomma, la era proprio la gomma, era della devastante. Anche perché vuoi o non vuoi il piede sudava, perché in una scarpa chiusa di 15 agosto, perché non si usavano manco i calzini all'epoca, si metteva il piede nudo nella scarpa Nai Oleari, e quindi era veramente un'arma chimica. Superga. Però che ho detto Nai Oleari, sono drogata, scusa. E comunque a un certo punto poi quell'odore tuo personale, quella, la tua puzza ti piace, perché a me piaceva la mia puzza moltissimo. A proposito di ma su puzza sei arrivata a salutare, vabbè, ciao. E quindi mi piace moltissimo lo sblocco del ricordo di oggi. È bello, perché quando torno, allora devo dire la verità, però non avevo, siccome non stavo molto bene, avevo cominciato con la ricerca dei profumi. Te lo ricordo? No, non c'era. No, Cacciarelle. No, sì, ma c'era anche Charlie. Ve lo ricordate? Nani, non puoi dire. Cioè Charlie era il più usato all'epoca e io l'ho avuto e aveva anche una buona fragranza. Oh, vabbè, adesso non so come al massimo lo facciamo. Si chiama Carlo adesso. No, cioè, è sempre stato Charlie. E chissà che in qualche profumeria vintage di quel del secolo scorso, di quelle che poi qualcosa, qualche flaconcino non si trova. Lo apri, lo metti e ti si fuora la pelle. È scaduto, ovviamente. No, io usavo e mi piaceva da morire Paillette di Enrico Coveri, ma perché il packaging era lì, era viola e mi piaceva tanto quel colore, ma comunque l'odore mi piaceva. Il profumo più usato era il Anais. Era un buon profumo, ma lo sentivi così tanto che alla fine puzzava, cioè era una cosa insopportabile. Sì, non ce n'erano tanti di profumi, ma quei pochi che c'erano erano i profumi del momento. Anais di Cacciarelle, tutte le ragazzine fighette usavano quello. È vero, io usavo Paillette di Enrico Coveri. E io Charlie, che non era Charlie's Angels, era solamente Charlie. Punto. Però poi uscì Abba e Annabella e io ancora era il profumo di Annabella, che tra l'altro era uguale era uguale, te la devo far annusare, perché ho un campioncino minuscolo e una boccetta che ho messo in qualche scatto, però ed è un profumo, onestamente, a sentirlo adesso, orrendo. Però gli avevo un profumo firmato da me, che non era firmato da me, era firmato alla pellicceria, però e avevo questo vezzo che profumo usi? Beh, Abba e Annabella. Scusate, se poco. Vabbè, andiamo in musica. Aspetta, mo lo devo leggere. Think and only get better. Howard Jones su Radio Bari. Luigia, Tiziano, buongiorno a voi tutti. Tony. Ciao. Annabella, se stavi ieri, io per fare in breve, abito in via Divagno, angolo via Marconi a Bari. Fatti spiegare dov'è da Luigia, dov'è quella via. È a 100 metri dal mare, per intenderci. E ieri che venivo da Roseto, ieri pomeriggio, ieri sera, insomma, non per poter parcheggiare, per arrivare a casa. Madonna. È stata una tragedia. Immagino. Una tragedia. E immagina oggi e domani cosa succederà ancora. Madonna. Gente che si alza alle 3, alle 4 di notte e arriva alle 20 la sera a casa. Madonna. E non trova il posto alla macchina. Povero. È vero. Che brutta cosa. No, non lo invidio proprio. Terribile. Ma intanto è la festa del santo patrono, quello con le tre palle. Dobbiamo rispettare questa cosa. Tre giorni però di sacrifici per voi, insomma, che chi abita in centro. Peccato, siamo con te, Tony. Tu pensa a noi e bestemmi un po' di più, dai. Va bene, povera piccola Lu, tutta malata. Ma che si mangia oggi? Niente, una cosa leggera, pasta con peperoni, salsiccia e stracciatella. Leggerissima. Allora, 350 grammi di pasta, 300 grammi di salsiccia, una burrata, 100 grammi di parmigiano, due peperoni, mezza cipolla, sale, olio, pepe e vino quanto basta. Allora, tagliate la salsiccia, soffriggetela in padella con un filo d'olio e sfumatela con il vino.
affettate la cipolla, la tritate e soffriggetela in padella e aggiungete i peperoni precedentemente tagliati. In una ciotola aggiungete peperoni, parmigiano, sale e pepe, frullate per ottenere la crema di peperoni. Calate la pasta al dente in padella con la salsiccia e la crema di peperoni. Aggiungete la stracciatella e spadellate la stracciatella, perché dovete comunque aprire la burrata, che dentro c'è la stracciatella. Wow. E spadellate, mettete, impiattate e portatela sotto il naso di vostro marito, che ovviamente comincerà a pizzicare la pasta e vi dirà: da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Bellissimo. Dopo tanti e tanti mesi ora sono. Io la stavo mantenendo per il calzone di cipolla, però la mandiamo, poi la mandiamo sul calzaun, quello con la fesa, naturalmente è chiaro, quello proprio quello di Annabella. Allora, ma per comprare tutti questi ingredienti tu sei andata in un supermercato Doc e Famila? È chiaro, Doc e Famila, vabbè, dove devo andare, la concorrenza per forza, almeno fino a quando Doc e Famila ci fa da sponsor sarà Doc e Famila, no, domani diventerà un altro, quindi infatti, capito, attenzione, che tutti sono necessari ma nessuno indispensabile. Allora, e invece poi per vedere bene le etichette, le scadenze, ho messo gli occhiali comprati da Invista. Giustamente. Ma poi ma hai trovato un Doc e Famila ad Altamura, perché eri andata a trovare i nostri amici? È che è Molitecnica Sud. Okay. E quindi mi sono fermata con le papi, che tanto Doc e Famila è come l'erba gramigna, sa ovunque, anche se gramigna è quella brutta. Dopo che hai congedato i nostri amici, sei tornata, stavi tornando, ho detto, a casa, vabbè, ho fatto la spesa, però mo non mi va di cucinare, perché so a tre, mo vado a mangiarmi una pizza, da pizza alla pizza. Oh, ecco. Allora, e abbiamo fatto anche questa. Prima di salutare Nani, volevo dire, proprio perché è la festa di San Nicola, che in Terra La Lanz, vicino a Margherita, ovviamente, per chi non sa, però chi è che non lo sa, c'è una scritta su quella struttura di legno dove dice: San Nicola, proteggici dal Ritzvakant. Bene, vi vorrei lasciare, è vi lasceremo vero, con questa perla di saggezza. È una fantastica cosa. Dovrebbe essere messa anche su Instagram come trend topic, diciamo così. Va bene, allora, con questa perlona di saggezza, San Nicola, salvaci dai Ritzvakant. E ricordandovi sempre che noi ce la vediamo. E noi ce la sentiamo. E voi? Buon San Nicola di Anche Baresi. A tre ce l'abbiamo fatta. Domani. Ciao. Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it. Supermercati Doc e Famila Superstore.